Signori e signori, bentornati, bentornati su Far Cry. Praticamente ci hanno portato nel Gaudio, sono arrivato finalmente a dover uccidere Fate, che è la sorella. Siamo arrivati qua e si comincia. Dai. Non ho tanti colpi. Hanno preso lo sceriffo. Questa è una grana enorme, signori. Ce l'hanno tutti con me. Io non ho fatto del male a nessuno. Dai, su. Del male a nessuno è un parolone, però. Quindi, spero che mi vediate bene. Spero che si veda bene. Spero che mi sentiate ancora meglio. Oggi uccideremo Fate. Praticamente allora ho deciso di fare. Abbiamo visto solo a voi. No. No. Questa è una grana enorme. Certo, tanto io ci metto un attimo ad andare sul tetto io, maghi, Temur. Non temere. I tuoi amici saranno al sicuro. No, no, no. Ok. Adesso, allora, togliamo le munizioni incendiarie e togliamo quelle perforanti. Tu sei matto? È matto? Carica per l'amor di Dio. Bravo, dategli una medaglia. Devo andare sul tetto. Il che non è facile dover andare sul tetto. No, poi lì mi ha rotto le balle, basta. Basta, dai. Allora, sono quasi convinto che quello lì l'ho già colpito e ucciso 7-8 ore. Dai. Beh, hanno coraggio qua i ragazzi, però glielo devo concedere. Non è che non finiscono mai, vero questi? No. Non si rialzano mica. Maledetto. Perché la mia paura è come fa... Ah, forse devo... Però qua dentro è bloccato. Cioè, un ingresso c'era ed è bloccato. Un ingresso c'era. Sono ciulato. Sono fregato perché non so come andare sul tetto. No, è guai non prendere fuoco, eh. Io devo andarmene. Magari hanno lasciato una porta aperta tipo questa. No, ovviamente, mai. Non ho munizioni, non ho niente. Siamo ben messi. Però magari una di queste è aperta? No. Non è aperta. Però lì. Contento? Vita murte. Ah, sì, vabbè, anch'io che voglio salire così. Però vedo. Vedo qualcosa, eh. Oh, ottimo. Sì, c'era per forza il trucco. Fucili. Ok. Non posso entrare. Però qua mi servono comunque delle munizioni. Perché così non so quanto tengo, eh. Fatto male perché di solito usavo le... Non spreco munizioni. Lei è un gragnoccone, si può dire. Trova Tracy. Silenzio! Zitti tutti. Perché non me l'ha preso? Ok. È andata bene, devo dire, eh. Fermi tutti che mi fanno l'occhio. Ma adesso li prenderemo a cannone. Ok. Però mi dai le spalle, fratello. Devi darmi solo un secondo che mi prendo qualche munizione. Poi vengo dove vuoi. Se mi dai delle munizioni, io passo. Questo qua magari lo libero anche. Mi sta abbastanza simpatico. Novellino, le balle. Novellino, mi servono le munizioni al novellino. Ah, ciao. Non ti avevo visto. Voi l'avete vista? Io non l'avevo mica vista. Frate. È successo qualcosa a Virgil e Però Bernie. lei forse non è qua. Poi è scoppiato un casino. Hanno
hanno preso lo sceriffo. Se mi apri. Tutti. Questa qua è la ragazza con il con niente. Il cancello è chiuso. La chiave ce l'ha uno di quei bastardi là fuori. Presto. No, non posso uscire, eh. Presto, la chiave. Occorre la chiave. Trovo la chiave. Trovo la chiave. Abbiamo una. Ci sono quei punti, ci sono. Devo trovare la chiave, va bene. Vedo qualcosa là. Perché suona? Chi è che fischia e che rompe le palle? Oh, basta. Ma la mia domanda è, c'era qualcuno qua fuori? Magari sui tavoli? Magari sui tavoli no. Magari ce l'ha addosso qualcuno? Io li saccheggio tutti, perché comunque fa un comodo un po' di munizioni. Sperando che mi dia quelle giuste. Però non mi... eccola qua. Eccola qua. Ok. Sono le munizioni del fucile a pompa qua. Libera, via. Ma vabbè, allora, io ci volevo aprire la cassaforte. Attenzione. Oddio, no. Questo qua era uno dei nostri che ci ha aiutato, un bravo cristiano, vi ricordate che avevamo visto all'inizio? Sono mica, non lo vedi in forma, è il signore qua. È morto. Mi piace la maglia di lei. So che è una scena un po' così, non bisognerebbe fare dell'ironia, però. Molto carina, sì, ci sta. È fatto bene, sto gioco qua è fatto bene. Far Cry 4 aveva un po' più di grafica, però se la cava bene anche questo, devo dire. La spilletta che tutti volevo che non utilizzassi. Ecco quello che fa. Ma... prende. Distrugge. Sono un po' commosso, eh. Anche se, non, se può non sembrare. Trova. Uccidila. Non fargliela passare liscia. Certamente. Prima passo solo un attimo a per comprare qualche munizione proprio al volo, giusto. Tac, damle. Un attimo, velocissimo. Perché sennò. Così non uccido nessuno io. Come si esce a sto posto? Oh, no, il cassaforte non penso si trovi in un... affronta Fate. Dov'è? Dove sarà mai? La sento cantare. Ci sarà il modo per uscire di qua, no? Di qua. Bloccato? Non posso uscire di qua io. Come si esce? Oh, è una grana, è uscire. Perché magari poi ce l'ho sotto al naso e manco l'ho visto. Ah, è qua. Qua è pieno di munizioni, ma... ah, perché qua era la nostra sede centrale. Praticamente noi arriviamo qua. E ho tutto al massimo, sì. E qua c'era tutto finito. Saremo tutti insieme nel Gaudio. Abbiamo distrutto la statua del padre, perché così almeno l'abbiamo issata contro di noi. Questa è la fine. Io ho deciso in poche parole di giocarmelo un po' da solo e farvi vedere i boss. Anche perché dato che al 20 di aprile farò God of War, voglio dedicarmi al 100% a lui. Quindi siamo tornati nel Gaudio. Il Gaudio è questo, come vedete, questo vapore, questa nebbia che c'è, che è una droga estratta dai fiori. E ti mostrerò un mondo che non credevi possibile.
gli angeli sono tutti drogati, questa roba qua, non senti il dolore, non senti niente. Però è fatto da Dio, molto Shangri-La di Far Cry, l'altro. Che è successo? That saved a wretch like me. Questo è sembalino americano. Il tuo sceriffo ti ha impedito di seguirmi. Ma ora lui conosce il suo scopo. E si unirà alla nostra famiglia. No, vero, lo sceriffo doveva aiutarlo per forza. E se cercherai di farlo? Questo è un problema, eh. Questa è una grande, secondo me anche lo sceriffo morirà. Lo sceriffo era un muro. Un muro tra te e il padre. Non mi interessa. Uccidi Fate, vabbè, che ci va? Ah. Ah, non è così facile, eh? Il tuo sceriffo è picciato. Ah, ma allora ci senti qualcosa, eh? La parola del padre nel suo cuore. Grazie a Dio. Non ho munizioni, tanto. Non potrà più tornare. Quindi la dobbiamo uccidere qua, immaginavo che dovessimo ucciderla qua. Adesso mi vedi? Adesso non lo farei. Malfattore. Basta. No vabbè, ma così è... Così è impossibile, non ho colpi poi io. Allora. Para! Bisogna vedere anche quanto dureranno le munizioni, qua. Non ci sentiamo meno. Poi la beccheremo lui. Niente paura. Presto sarà tutto finito. Madonna. No, beh. Fai male. Mi servono le munizioni, ho zero. Il giardino ti avrebbe protetto. Ho zero. Ah, sono pieni di munizioni qua. Dov'è? Dov'è? Quindi io faccio così, zitto, zitto. Posso prendere ancora? Piano, piano. Madonna, guarda che roba! Non distruggeranno ciò che lui. L'ho beccata. Così ad esempio ne riesci a buttare giù parecchi. Nulla di tutto questo è successo per colpa mia. Credi che lo volessi? Bisogna capire. Oh, le armi! Un pieno? Poverina però, cioè è anche lei. Anche lei è succube ovviamente del padre, ma non lo giustifica e noi dobbiamo farla fuori e la faranno fuori. I tuoi colpi non distruggeranno. Grazie a Dio. Guardate che fucile col punto stile, signori, con tutto lo shop che abbiamo fatto qua. Quindi in teoria abbiamo ammazzato veramente?
quello che stai facendo, vero? Mori, tagliamo controllato. Adesso, Zan, via. Veloce. Jesus crede di essere il nostro salvatore. Ma sarai tu a decidere cosa succederà. Sei stato l'inizio. Sarai la fine. Per forza, se no non mi fanno finire il gioco. Vabbè, grande ironia incredibile. Via, adesso un po' lontano. Già mi ha fatto del dolore fisico ed è anche morale. Oserei dire. Sei fortunata che non la denunzio. E allora boh, chiudiamola, dai, via. Dai, su, su, camminare, dai, dai. Ancora un po', dai, dai, che l'acqua diventa un po' più alta più avanti. Dai, dai. Sì, io salverò il mio sceriffo. Ancora un pelo. L'acqua è fatta molto bene. Lei anche è fatta molto bene. Adesso ti metti sotto e poi finché non vuoi respirare, ma respirerai acqua, non sali. Oh. Se non lo ascolterà. Dovremo però dargli. Se la caverà. Dovremmo dargli però una sepoltura degna, alla figliola qua. Secondo me. Fiorellino. Che si costano i fiori di Gaudio, questa droga che hanno fatto. Mi dispiace un po', sinceramente. Sinceramente un po' mi dispiace. Però non abbiamo ancora salvato lo sceriffo. No, ancora qua sono. Percorri la via. Questa comunque è un'avventura visiva, questa qua. È una bellezza da guardare questa roba qua. Ah, ma siamo in un posto artificiale perché ci sono le ventole. Perché siamo andati in una caverna, in una miniera in cui ho fatto una mini missione. In cui c'era tutta questa roba qua, davvero. Un alce. Sono stato scelto. Joseph Seed. Ho un matto per succedere qua. Ecco. E poi è una grana, eh? Questa è una... C'era uno che portava una croce. Questo è strafatto. Non lo vedo molto in forma, Non mi resta molto tempo, sai. E il Gaudio lo devi fermare. Devi fare in fretta. Va bene. Amazing grace, how sweet. Si va a impiccare, no, eh. No, mica mi fa vedere che questo qua si impicca. No, Devi fare in fretta. Vai! Bene. No, io temevo che mi... Vado. C'è un fucile a pompa con le fiamme, non ho paura di usarlo. Vieni qui, novellino, presto! Io non ho capito se siamo in un sogno, se siamo... Boh. È una cosa che io non ho ben capito. Un sogno. Dai, dai, dai. Sto facendo più in fretta che posso, anche se non ho un tempo, però mi piace farle veloci queste... queste missioni qua. Perché entri proprio nel personaggio giusto. Ah, non è un sogno. Non mi rompete le balle, Dai, dai, deve, per l'amor di Dio. Ok. Oddio, porca. Porca.
Ma come ha fatto? Oh. Allora adesso ci calmiamo un attimo. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Facciamo un bel giro così, c'ho un boom. Ok. Oh. Oh. Meno male che abbiamo. Te. Allora, intanto io qua interagisco velocemente. Ne ho solo 5. Non mi ha rotto le balle. Ma dov'è sta gente? Ma dove? Basta. Guai, eh. Ok, questa è una grana. Non so dove uscire. Ok. Te! 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 No. Interagisci velocemente. Qua mi stanno colpendo. Ma male che la vita ho messo quelli che si ricarica un po'. Quindi si ricarica non velocemente come un Call of Duty ovviamente. Ok, ne rimangono ancora due. Dopo di questa una e abbiamo fatto. Rimane una. Attenzione, valvole centrali sovraccaricate. Top. Dai, dai. Sono senza munizioni. Questi qua hanno una mira incredibile. Sono dei fenomeni, dei cecchini. Ora, questa è una grana adesso. Solo tre balle. È fatta. Mi spiace, ma me ne devo andare da qui. Sono ancora disorientato con tutto questo gaudio. Ma va a cagare. È tutto da te. Fai saltare per aria questo posto. Ci posso provare, zio, ma qua è una grana, eh. È una grana enorme qua, signori. Qua adesso deve girare sto schifo. Dall'altra parte ce ne sono 50. Dall'altra parte ce ne sono 1000. Vediamo di, speriamo di sopravvivere. Ok, devo ricaricare. Male, questa non è un'arma che mi serve. Neanche questa. Neanche questa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Chi è che mi spara? Chi è che sta sparando? Non c'è nessuno. Sento sparare, speriamo che siano arrivati rinforzi. Ah, mi sparavano attraverso la porta, ottimo, in pre-fire. No vabbè, ma è impossibile, dove mi sparano? Dove mi sparano? Bravo, complimenti. Adesso passiamo veloci. Spegni il fuoco per l'amor di Dio. Mi vede? Te, te, te. Ma porca, sono passato proprio mentre. Non è mai di qua. Non è mai stato di qua nella vita. Distruggi cosa? Come le distruggo? Ah. Ok, vabbè, non è esattamente quello che... Cagare, basta! È ora di andarsene. Sto fuoco però mi ha rotto le balle. Via! Qua siamo tutti fatti. Questa, signori,
Questo signore è un giocone. Questa è una bellissima sessione. Ok. Se mi dai un secondo arrivo, Io non sento l'audio, adesso non la sento. Non posso star qua io a perdere tempo. Maledizione. Me ne vado, me ne vado. Via, via. Me ne vado, per forza che me ne devo andare. Me ne devo andare per forza, non posso star lì a perdere tempo e a pettinare le giraffe. Sta animazione però lunga di sta porta. Poi fino a qua non puoi ancora, dai. Non ho visto la scarpa. Devo salire lassù. Qua, ah, c'è una scarpa, non l'avevo vista. Ok. Mi dispiace, frate. Devo, me ne vado su veloce, 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 velocissimo. Sono andato su come un camoscio. Vai, 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 vai. Quanto siamo? A 26 minuti. Forse, signori, faremo la mezz'oretta, Guardate che scena incredibile. Ma è bellissimo. Questo è veramente fantastico. Acqua, cos'è acqua? Vado, io corro. Non posso, non mi fermerà nessuno. Per l'amor di Dio, corri. Ah, sono uscito, mi aspettavo un'esplosione alla... Vabbè, sì, era proprio questo che mi aspettavo. Strano non vedere nessuno che volava fuori, sapete queste cose un po' così. Ce l'abbiamo fatta, quindi anche la seconda zona è pronta. È pronta, cioè, è nostra. Non so se sbloccheremo qualche veicolo o qualcosa di particolare, perché le armi le ho sbloccate tutte. E adesso siamo nell'altra. Siamo nella terza zona, che io piano piano la farò. Non so se registrerò qualcosa. Vedremo magari le missioni più importanti. Adesso vedremo un attimo. Qua dovete farmi una statua come il padre. Ma è altro che balle. Hai una brutta cera. Io no. Sono uno straccio, Ti serve aiuto per rientrare? Ma no, ce la faccio. Non credevo ce l'avresti fatta. Lo so. Non ci crede mai nessuno. Non No. Mi serve una mano. Basta. Devo andare. Sai, c'è stato un momento prima che arrivassi tu. È un bravo uomo qua il sceriffo. Non vedevo via di uscita. Ma tu m'hai guidato. E abbiamo perso della brava gente, ma tutti qui, tutti noi siamo vivi per merito tuo. Grazie, Bomber. E sono fierissimo di te. Rimango sempre una recluta, però. Ora devi trovare quel diavolo di Joseph Seed, consegnalo alla giustizia o fallo fuori. Io li farei fuori tutti e tre, È un ordine. Che così fu. Così fu, signori. Ah, questo è stato lo stesso discorso che abbiamo visto con l'altro fratello. La mia fate. La mia fate. Oh, già. Non è stata la prima a portare quel nome, ma sicuramente era la più devota. Io non lo so, ogni volta che vedo questo video qua io penso sempre che lui magari stia facendo la cosa giusta. Lui magari sta facendo la cosa giusta. Venuta da me. Perduta. Ferita. Bah, non lo so, Ho riposto la si può dire che ha dei metodi un po' strani, però... Ed è diventata angelica. Magari ha ragione. Perfetto. E ora quei peccatori ce l'hanno portata via. È la fede ciò che ci unisce tutti. Senza di lei siamo perduti. Bene. Molto bene.
Sto un po' in silenzio perché è giusto sentire il dialogo. La nostra fede. Chi proverà a farci del male dovrà soffrire. Che ci sta. Io farei uguale, eh. Quindi ci sta. Sì. Tutto qua? Questo è a zero. Non ho colpi di niente. Tutto regolare. Tutto regolare, insomma, no? Ok. Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Ci vediamo al prossimo video. Tutti a tappo. Una grana.